nuovo video e questo è un video anti-haul. Ebbene sì, oggi sono qui stranamente per tediarvi dagli acquisti. Solitamente sono la prima a fare video haul, però appunto siccome sto in ristrettezze economiche, nel senso che ho il conto in banca in rosso visto che ho dovuto pagare dentista, oculista e tutto, ecco, sto cercando di concentrare gli acquisti su poche cose ma buone, e soprattutto perché siamo nel periodo prenatalizio, quindi pam pam pam, tutte le aziende stanno sfornando collezioni quotidianamente come se non ci fosse un domani, e chi se l'è persi questi soldi non si sa. Quindi se siete poveracce, se siete delle poracce come me che hanno il conto che sta piangendo, siete nel video giusto. No vabbè, a parte scherzi, seriamente, siccome io sono la prima ad acquistare, soprattutto se mi piacciono tantissimo le collezioni, ecco, più o meno ho acquistato un po' di tutto tra i prodotti che mi hanno mandato le aziende, grazie che me li mandano, e comunque appunto le nuove uscite me le sono pian piano comprate tutte, ma ecco, adesso stanno uscendo veramente tutte collezioni nuove ogni giorno e non se ne può più perché veramente sono eccessive secondo me, e quindi in questo video voglio commentarle, dirvi cosa ne penso, magari perché sono andata a vederli in negozio alcuni prodotti, altri proprio neanche me li sono filati, non mi ispirano proprio in generale, quindi ecco, voglio dirvi cosa ne penso e cosa non comprerò. Sicuramente poi ci sarà il video anche dei prodotti che mi hanno ispirato e che ho comprato, ma qui ma lì si tratta di altro. Oggi sono qui per tediarvi completamente dagli acquisti. Allora, partiamo dal primo brand che è Glam Glow. Glam Glow è venuto in Italia con prodotti per skincare, in particolare il suo cavallo di battaglia sono le maschere. Ha voluto diciamo fare un nuovo lancio che contiene un illuminante per appunto il viso, una palette per esattezza fucsia che contiene ben 3 illuminanti. Ecco, la sono andata a vedere dal vivo ed è una delusione totale, perché praticamente sono illuminanti che non illuminano, danno un effetto talmente tanto naturale che portarli è inutile. Poi tra l'altro 2 non si sposano per niente con le mie tonalità, quindi non mi è sembrata una palette da avere, sinceramente, che vi consiglierei, ecco, quindi sinceramente quei soldi me li risparmio. Mi intrigava parecchio, però devo dire la verità, dal punto di vista degli ingredienti, perché comunque unisce anche dei principi attivi, insomma degli ingredienti buoni che sono anche tra virgolette curativi della nostra pelle, quindi uniti al make up che si sa che uno li indossa dalla mattina alla sera. Mi intrigava come cosa, ma se non si devono vedere sul viso, cosa mi compro a fare un illuminante? Quindi ecco, ho bypassato, e fatemi sapere se invece voi l'avete preso, se mi sono sbagliata io, in negozio c'era il tester fallato, oppure se la pensate come me. Poi, altro brand che io adoro è Anastasia Beverly Hills. Io ho praticamente la Modern Renaissance come palette, la Norvina, la Soft Glam, ho saltato, mi sembra, la Mario e la Subcutter, perché sinceramente sono colori che non uso, però è uscita con la Sultry. Quella mi ispirava a vederla su internet, anche perché ha il packaging glitterato che non è più in tessuto da quello che ho capito. Poi la sono andata a vedere dal vivo e ho detto, ma veramente voglio spendere 45 euro per questa palette? L'ho swatchata, i colori non sono brutti ma sono tutti freddi, e io ho la Naked 2 ad esempio, che è piena di colori freddi, e non li ho mai usati. Ho altre palette da colori freddi e non li ho mai usati perché ho notato che uno mi piace più con i colori caldi, due comunque mi piace di più con i violacei, e tre, cioè quella non ha chissà quale colore abbagliante nude che mi ha particolarmente colpito. Quindi siccome da poco ho comprato la Soft Glam, sicuramente Anastasia non vedrà i miei soldi. Poi passiamo a Kat Von D. Kat Von D ha fatto uscire una collezione che si chiama Fetish. Allora, questa collezione ha praticamente vabbè, un set di rossetti labbra, se non erro, che diciamo io non acquisto rossetti labbra perché comunque sono piena, cioè veramente avrò tipo 300 prodotti, quindi non li acquisto per partito preso, ma non perché quelli lì non siano validi, perché io ho anche 2 rossettini di Kat e mi piacciono, quindi se voi siete alla ricerca e vi servono rossetti, quello è l'unico prodotto diciamo dei nuovi di Kat Von D che mi ha ispirato. Gli altri sono praticamente una palette viso che si chiama Fetish,
e appunto una palette occhi che si chiama Fetish. La palette occhi mi ricorda quella dell'anno scorso che aveva fatto con la Porta del Duomo di Milano, che già me che non l'ho presa, ecco, se secondo me avete quella potete evitare, bypassare quest'altra, ma non perché, cioè non lo so, vederle me la ricorda tantissimo. E poi altra cosa, che ha un packaging veramente bruttissimo, nel senso che è tipo fatto a astuccio, gli astucci quelli là con la zip, e non lo so, è ingombrante, è tipo una patocca così, e sinceramente, cioè, a volte io mi rendo conto che anche queste sono troppo grandi per i miei gusti, preferisco palettine piccole e compatte, cioè, ma con quella quando la uso, dove ci vado, non la userei mai veramente, quindi l'ho bypassata allegramente, anche perché dovrebbe costare tipo sulle 50 euro più o meno, e non sono assolutamente pochi. E sempre di Kat Von D appunto uscita la palette viso. La palette viso secondo me fa ancora più schifo di quella occhi, perché se quella occhi comunque ha tonalità belle ma che io non uso e non mi piace assolutamente il packaging, quella viso ha delle tonalità che io mi chiedo, boh, ma che cosa stava facendo Kat quando ha deliberato l'uscita? Non si sa. Il packaging è sempre sulla scia del precedente, quindi non lo commento, ma proprio i colori all'interno non dicono niente, perché ha un blush fucsia, tipo fluo, cioè nel senso super bam, quindi vabbè, un arancione arancione, uno che è tipo sul lilla, rosato lilla, che non sta bene a tutte, secondo me sta bene solo alle persone comunque molto molto chiare di pelle, con caratteri particolari tipo occhi azzurri, occhi verdi, insomma veramente la classica bella, che anche se gli metti veramente un blush orribile ci sta bene. Ma poi ha tre illuminanti sopra che sono praticamente identici, cioè identici no, ma molto simili a quelli che ha fatto già uscire tre singoli, ma questi sono ancora peggio perché sono arancione, fucsia e rosa, cioè almeno lì ce ne stava uno che era giallo, che bene o male quello un po' miscelato all'arancio si poteva anche creare qualcosa di decente. Ecco, questi, cioè, non si sa che cosa sono, cioè spendere 40 euro per questi prodotti secondo me non ne vale la pena, cioè mettetevi veramente un ombretto, tanto nelle palette ci stanno, e per quell'occasione usate un ombretto molto più sbam, molto più bello, perché veramente secondo me non ha azzeccato assolutamente niente di queste uscite, cioè io veramente non so, magari sono io pazza, però io ne vedo e dico, Kat Von D, cosa hai fatto? Cioè, vi dico questo. Poi, altro brand che sinceramente io so che sono pazza, perché lo amano tutti, ma è Fenty Beauty. A me Fenty Beauty non piace, io ho acquistato tre prodotti e me ne è piaciuto uno solo, e sto parlando del fondotinta. Il fondotinta è top, ma lo Stanna Lip Paint non mi piace, perché mi ritrovo il prodotto ovunque, mi sembro Joker, anche se bevo semplicemente, e va sui denti, cioè veramente è un disastro quel rossetto. E poi la spugnetta, che sinceramente non è niente di che, è un nì. Quindi ogni tanto sono lì che vedo che lo acquistano Fenty Beauty e dico, bah, forse sono io, gli dovrei dare una seconda chance. Poi vedo le uscite e mi dico, ma anche no, perché innanzitutto non costa poco, ma poi ha fatto uscire allora il Diamond Bomb All Over, che è praticamente un illuminante che è zeppo di glitter, non rilascia colore, sono glitter e basta. Cioè quello è un illuminante tipo top coat che potete utilizzare su un illuminante già di base se volete lasciare dei glitterini, se lo volete usare come ombretto, ma di per sé a me non piace, cioè veramente è inutile secondo me come illuminante, perché sono praticamente dei glitter e costa 36,50 euro, quindi voglio dire, insomma, neanche così poco. Altra uscita, se vedete che guardo in basso è perché ce l'ho segnata sul telefono, è la Moroccan Spice, la palette di ombretti. Anche qui, a vederla così ragazze, a me non dice niente, con tutte le palette che sono uscite, quelle ad esempio di Huda Beauty, le mini, oppure è uscita la palette Gingerbread di Too Faced, insomma con tutte le uscite di palette, se non un'altra di Becca, c'è sta palette, bah, che cos'è? Non si sa, a me non piace, 53 euro, il packaging esterno per carità mi piace tanto, però il contenuto vero e proprio, gli ombretti non mi piacciono per nulla. Così come la Kilowatt for Freestyle Highlighter Palette, sempre di Rihanna,
che è una palette, diciamo, di illuminanti, che dice mai viste prima d'ora, e te credo, all'interno c'è tipo un blu, un borgogna, un colore ocra, che sinceramente come palette di illuminanti hanno ben poco. Secondo me è una palette tipo di ombretti metallici, costa 47,50€, cioè 50€ ragazze, per avere alla fine secondo me due illuminanti da poter utilizzare, perché gli altri secondo me sono veramente troppo esagerati. Sono palette che vanno bene a chi comunque magari, non lo so, è molto estrosa nel truccarsi, ma per me che comunque bene o male mi trucco con gli stessi identici colori, non mi piace assolutamente. E un'altra novità, vabbè, è uscito il nuovo gloss, che non mi piace per nulla, perché comunque è molto, cioè, a parte in generale 17€ per un gloss per me sono veramente tanti, ma poi anche qui è trasparente, quindi c'è, cioè, per un gloss trasparente 17€, vabbè, li paghi secondo me solo il brand. Ma poi ha fatto uscire nuova Stanna Lip Paint. Allora, a parte il fatto che io non mi sono trovata bene col precedente, quindi già per partito preso non ho intenzione di comprare quelli nuovi, ma poi li ho provati e, al contrario di quello che sembrano sul sito, il primo, l'Unbutton, è veramente un colore tipo correttore, cioè sta malissimo, mi sta veramente malissimo. Io me li sono fatte applicare, poi c'è Unveil che sulle mie labbra è tipo un color cacca orribile, scusatemi, ma è la verità. L'unico che mi piace è il Uncuffed, non so come si dica, vabbè, comunque è un rosino malva, che però in collezione ce n'ho tipo altri 400.000, che sono opachi a lunga tenuta e non hanno nulla a che invidiargli, assolutamente, anzi sono anche meglio. E poi mi ispira anche il nero, ma il nero, ragazzi, io lo metto una volta l'anno, quindi assolutamente non lo prenderò, perché comunque, ripeto, ce ne sono davvero tanti in commercio di neri anche a poco, e poi ripeto, è un colore che veramente metto poco, quindi spenderci 23€ anche no grazie. Poi parliamo di Jeffree Star. Allora, come sapete, io di Jeffree Star ho tipo tutte le palette, no? È uscita con la Tristy, penso si chiama. Vabbè, comunque sia, quella palette molto accesa, con colori comunque molto particolari, ecco, non l'acquisterò, a parte il fatto che ho sentito delle review molto discordanti, c'è chi la boccia, c'è chi la promuove, quindi proprio a livello di qualità, ed è una cosa che non mi aspettavo, perché solitamente comprare da Jeffree Star è come comprare da MAC, cioè difficilmente un prodotto non vale. Cioè è impossibile quasi trovare una sola. Ma poi in generale mi sono resa conto che da un entusiasmo iniziale, perché comunque la fila in mezzo, ragazzi, a me piace tantissimo, continuerò a ribadirlo, ma della prima fila praticamente gli unici due colori che mi piacciono sono il primo e l'ultimo, e poi il primo, non, a vederlo da internet, non sembra neanche un colore così chiaro perfetto per illuminare, quindi già che non c'è un colore chiaro rimango un po' e poi dell'ultima fila mi piace solamente il primo e l'ultimo, quindi sostanzialmente di una palette da 15 ombretti a me ne piacciono 9, quindi spendere 50€ mi fa sgranare il naso, sgranare gli occhi e storcere il naso, e quindi non la prenderò sinceramente, sarà la prima palette di Jeffree Star che non ho in collezione. Poi passiamo a Hourglass. Hourglass ha fatto uscire varie tonalità di palette per il viso, che sono, mi sembra, composte da 6 e hanno diverse colorazioni. Comunque, allora, a me Hourglass non è una marca che mi piace, perché comunque ha delle polveri che secondo me vanno bene per chi è in età avanzata, nel senso che sono talmente fine, impalpabili, impercettibili, che sono soldi sprecati spenderli per chi è in giovane età. Cioè, nel senso, secondo me loro hanno studiato proprio una determinata polvere, una determinata texture che sì, si adatta benissimo a tantissimissime persone, però secondo me è più per le esigenze di pelle mature, che assolutamente vogliono delle polveri impercettibili che non segnano neanche il minimo segnetto d'espressione. Quindi spendere magari 50€ per un blush, 50€ per una cipria, 50€ per una terra è eccessivo. Quindi io non comprerò il set, però vi dico, è un brand molto valido. Se volete avvicinarvi, vi consiglio di provare queste palette che escono nel periodo natalizio, ma altrimenti diciamo che in generale io gli starei lontana, perché non è un brand che mi ispira.
l'ultimo brand di cui vi parlo è Too Faced. Too Faced ha fatto davvero tantissime novità, tra cui la palette gingerbread, i set labbra di che hanno sia gingerbread, ginger man, ginger woman, vabbè, comunque quelli labbra, che a me non piacciono tantissimo come prodotti, però per collezione sono indecisa se acquistarlo. La femmina, perché mi ispira di più come colore, io non ho né il maschio né la femmina, e poi c'è proprio il set labbra che ne contiene 4 se non erro, vabbè, comunque insomma quelli devo un attimo vederli, perché ancora quando sono andata in store avevano la palette e questi ancora non gli erano arrivati. Ma praticamente da quello che ho visto un po' su internet ha fatto uscire anche vari cofanetti che ancora non ho visto dal vivo, che sono un po' quelli che fa uscire tutti gli anni, ossia che contengono anche magari il mascara, sono o palettone gigante o set di 3 palettine, insomma a me non ispirano tantissimo, perché io l'ho comprato per un anno e mi sono accorta che non le ho utilizzate manco mezza volta, quindi una volta sbagliato non ripeto più lo stesso errore. E poi sempre di Too Faced non mi piace la nuova palette, cioè nuova tra virgolette, comunque uscita da un po', che ha praticamente 10 tonalità originali, quindi quelle che hanno fatto diciamo la storia di Too Faced, e 10 tonalità reinventate, perché praticamente hanno fatto 20 anni, mi sembra, festeggiano o i 20 o i 10 anni di Too Faced, dell'uscita del marchio, e quindi hanno fatto uscire questa nuova palette. Però a me sinceramente, io l'ho vista dal vivo, non mi piace, nel senso che anche qui della prima fila mi piacciono magari 5-6 colori, della seconda sempre 5-6, quindi c'è metà dei colori non mi piacciono, è un po' inutile spendere 59 euro, 60 euro per tipo 10 tonalità su 20, e quindi anche questa non la comprerò. Anche il packaging, ragazzi, era bellissimo, rosato, ma non mi piace la scritta Too Faced, cioè l'hanno fatta tipo un po' horror, boh, non lo so, non mi piace. Sarò pazza io, ma io acquisto anche per il packaging, perché anche per me l'occhio vuole la sua parte, a me non piace. Quindi questo è tutto il riassunto un po' delle collezioni che sono uscite, le cose che mi ispirano e che non mi ispirano. Fatemi sapere a voi cosa ispira, cosa non vi ispira, se avete provato qualcosa e magari volete dare la vostra opinione e dirmi no, le guarda ti stai sbagliando, è buona, oppure se approvate quello che dico, perché io adoro lo scambio di opinioni. E un'altra cosa che ci tenevo a dirvi è che io prima di girare questo video mi sono andata a guardare gli anti-haul passati e ho visto che praticamente tutti i prodotti che ho citato non li sono andata ad acquistare, quindi i miei anti-haul sono veri. Una volta che vi cito un prodotto che fa parte dell'anti-haul, difficilmente, anzi mai, mi sono ricreduta e l'ho acquistato. Quindi voi direte a me me ne frega niente, però ci tenevo a dirlo, perché molto spesso c'è chi dice no questo non lo compro, no questo non lo compro, e poi lo vedete che lo compra, quindi sono fiera, fiera di me. Vabbè, detto questo, vi lascio definitivamente, vi do un bacio, vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao bellezze!